Ciao a tutti, siamo Consuelo, Don Paolo ed Esther. Ciao! Oggi siamo noi tre della segreteria, ma pian piano ci conoscerete tutti. Siamo qui per regalarvi un video che sarà davvero importante per la vostra formazione. Non siamo a scuola, però prendere qualche appunto non guasterebbe. E perché no? Mettiamoci anche il cuore oltre la testa. Oggi si parla di desiderio. Che muove la pancia e le emozioni oltre che la testa. Sì, desiderare è il primo verbo che prenderemo in considerazione. È il primo dei quattro movimenti che vedremo insieme in queste quattro puntate. Desiderare, mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare, non è solo quello che ogni genitore vive nel suo essere mamma e papà. Anche ogni educatore è chiamato a percorrere questo viaggio. È il viaggio che porta ciascuno di noi a mettersi al mondo e a generare vita intorno a noi. Due semplici istruzioni per cominciare. Puoi utilizzare questo video personalmente oppure spenderlo nel tuo gruppo educatori. Alla fine della proposta ti lasceremo alcune domande che possono aiutarti a scavare nella tua vita e a farti lavorare. Del resto, viviamo la formazione per darci una forma nuova, no? Non ci resta allora che presentare il nostro relatore, che sarà con noi per tutti i quattro appuntamenti dei lunedì di avvento. È Gianni Dotti, pedagogista laureato all'Università degli Studi di Verona, è stato presidente e delegato del CGM, una rete di imprese italiane. Fondatore e presidente di Welfare Italia, impresa sociale, dedicata allo sviluppo e servizi per le famiglie e il benessere sociale inclusivo. Consulente e formatore per studi e vocazione, è stato docente in varie università italiane. Insomma, siamo proprio in buone mani. Buon lavoro e buon ascolto. E mi raccomando, desiderate, desiderate in grande. I movimenti della generatività e della generatività sociale, cioè di ciò che diventa anche un movimento comunitario che riguarda l'intera collettività, assomigliano molto alle stagioni della vita. Assomigliano all'autunno, all'inverno, alla primavera, all'estate. Come le stagioni. Ogni stagione si porta dentro già l'annuncio della nuova stagione. Così il desiderio si porta già al suo interno il mettere al mondo, e il mettere al mondo si porta già al suo interno il prendersi cura, e il prendersi cura già preannuncia il lasciare andare. Il desiderio è fondato sulla nostra costituzione umana, cioè su come siamo fatti. L'uomo è mancanza d'essere. Non è essere compiuto, non è essere definito, non è essere consistente, appunto è un essere esistente, c'è un essere che viene continuamente al mondo e che ha bisogno di generare appunto la propria pienezza. Questo elemento di mancanza è ciò che costituisce la genesi del desiderio. Il desiderio è questa forza che ci porta costantemente a venire al mondo. È questa aspirazione, no? Aspirare, aspirare è desiderare. Questo vale in educazione sia per i padri e le madri che per i figli. Ed è una dinamica molto interessante quella del desiderio, no? Un padre, una madre desiderano un figlio. Custodiranno poi il desiderio del figlio e il suo sogno fino a che il figlio stesso desidererà a sua volta di mettere al mondo qualcosa a un figlio. Quindi il desiderio va anche educato, il desiderio va ascoltato, scoperto, liberato, responsabilizzato ed educato. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dovremmo riuscire a fare un passo in più rispetto a come siamo stati abituati negli ultimi anni, no? In cui il desiderio invece è stato in qualche modo
ridotto a puro consumo. Anzi, la società dei consumi degli ultimi 3 anni si è fondata sull'alimentazione di desideri che venivano illusoriamente consumati attraverso un acquisto, attraverso il fatto che ci si impossessa di qualcosa, appunto, attraverso l'azione del metter dentro, dell'appropriarsi, no? L'azione del donare. L'aspirazione profonda invece che ogni desiderio vitale mette al mondo è quella di contribuire al mondo, cioè quella di mettere al mondo. Certo, il desiderio si porta dentro sempre grandi rischi perché ha a che fare con la liberazione, ha a che fare con l'espressione di sé, ha a che fare con la custodia degli elementi più profondi di noi e si sa, dentro di noi. C'è il bene, c'è il male, c'è di tutto. E liberare queste forze significa riuscire poi a farci conti, riuscire a darle nel tempo una forma. È per questo che il desiderio ha la necessità di incontrare le virtù, ma non le presunte virtù del nostro io, che è per sua natura onnivoro, ha bisogno di mangiare sempre, di essere confermato. Il nostro io è la cosa più fragile che abbiamo, ma le virtù che stanno nella realtà, quindi non il nostro dover essere, ma ciò che impariamo dalla realtà ad essere importante, ad avere un valore, a costituire un senso per noi. Appunto, citavo prima delle stagioni, ci sarebbe molto da imparare dalle virtù che abitano le stagioni, no? Che si connotano nel farci vedere degli elementi diversi di noi. Allora, il desiderio, quando incontra le virtù, incontra la speranza, incontra la pazienza, incontra la saggezza, tutte virtù, incontra la temperanza, il resistere nel tempo, oggi lo chiamiamo resilienza, ma la vecchia virtù della temperanza e della fortezza, la resilienza. Questo incontro con le virtù porta al tempo e allo spazio e alla dimora per il desiderio. Pensate, sentendo sempre l'analogia con la nascita di un bambino, no? Dal sogno di un figlio. Immaginando di dargli o di una figlia, di dargli poi un nome, c'è un tempo che sono 9 mesi in cui questo sogno diventa via via un feto, una forma, un bambino e poi viene al mondo. Ecco, questo tempo è il tempo che io chiamo dell'inverno. Infatti il desiderio secondo me si confà con la stagione dell'inverno, in cui tutto sembra morto, in cui sembra non esserci nulla. Eppure senza quel tempo di vuoto, di silenzio, di solitudine, dove si percepisce anche la contemporanea fragilità e forza della natura e della vita, sboccia il desiderio, può crescere il desiderio, può essere educato il desiderio. Certo, in tempi come questi dire queste cose sembra un po' strano, eppure nei tempi esattamente della pandemia, questi sono gli spazi, i modi, le modalità con cui dobbiamo fare i conti, no? Stiamo più tempo da soli, più tempo in solitudine, percepiamo il vuoto, la mancanza della relazione, percepiamo profondamente la nostra e l'altrui fragilità. E allora custodire come l'inverno e ascoltarsi e ascoltare sono due grandi dimensioni perché possa fiorire il desiderio, possiamo essere aperti al desiderio. Ricordo che le stelle si vedono di notte, si vedono al buio, a una condizione che non ci affanniamo a continuare a guardarci i piedi, ma che alziamo la testa, appunto, che siamo capaci di attraversare il vuoto, di non averne paura e di alzare la testa. La nemica del desiderio è esattamente la paura. Allora, vivere insieme, riuscire a confortarci in questi passaggi anche difficili a volte, no? Che ci porta questo tempo, è la modalità perché il desiderio possa rinascere e possa fecondare di nuovo le nostre vite.
Wow, quanti spunti! Ringraziamo di cuore Gianni Dotti. E vi lasciamo, come promesso, alcune domande. In questo tempo di pandemia, paragonato all'inverno, il tempo della mancanza, ci sono desideri che bussano al tuo cuore? Riesci ad ascoltarli? Quali sono i desideri che, pensando ai tuoi ragazzi, abitano il tuo cuore di educatore? Rispetto ai tuoi ragazzi, c'è spazio nel tuo desiderio per il loro desiderio?